Ciao ragazzi, buona giornata e bentornati sul mio canale. Come avete visto, oggi vi faccio vedere come si crea una prolunga o un collegato, un pulsante per la programmazione dei motori delle tapparelle. Come avete visto, l'utilizzo è semplicissimo, basta utilizzare le tre pinzette coccodrillo, collegarli ai cavi del motore e poi di conseguenza con il pulsante potremmo far girare il motore in un senso o nell'altro. E niente, poi con l'apposita brugola che c'è nella confezione dei motori potremo agire sul fine corsa, quindi programmare il motore. In questo video non vedremo come si programma il motore e non vedremo neanche come si effettua il collegamento al pulsante, visto che sono due video che ho già fatto. Vi lascio qua in alto il link in descrizione, così potete andare a rivederli se nel caso non vi ricordiate più come si può fare. Vi consiglio di costruire questa presa, soprattutto se dovete montare più motori, perché vi permetterà, a parte di lavorare in comodità, anche di risparmiare tempo, in più di non bruciare il motore. Niente, la presa è molto semplice da costruire, ci vuole anche pochissimo tempo, all'incirca 10 minuti si fa il tutto. Il materiale costa all'incirca 10-12 euro, quindi anche abbastanza economica. Io ho comprato tutto al brico, quindi è anche molto facile reperire i materiali. In questo video quindi cosa faremo? Vi farò vedere la presa da vicino, in più faremo il classico schema che effettuo in ogni video, è uno schema disegnato così per rendervi più facile la costruzione. Questo è il materiale che necessita per creare il lavoro: una presa della corrente, un cavo, chiaramente io utilizzo un cavo lunghissimo perché mi serve nei cantieri anche come prolunga, a voi invece consiglio di utilizzare un cavo più corto possibile, così quando finirete di utilizzare la presa potrete riporla in un cassetto. Come vedete, una scatoletta per uso esterno, il pulsante sali e scendi, qui è dove verrà effettuato il collegamento, quindi cosa faremo? Taglieremo il cavo a metà, lo inseriremo qui dentro e utilizzeremo soltanto il cavo blu e il cavo marrone che viene collegato alla presa. Invece qui faremo uscire l'altra parte del cavo e collegheremo le tre pinzette coccodrillo, che sono queste. Le pinzette coccodrillo verranno saldate e stagnate, come state vedendo. Spero che dallo schema sia un po' più semplice capire il collegamento. Questa è la presa, questo è il motore e chiaramente questo è il pulsante. Dalla presa usciranno i tre cavi, blu, giallo e marrone. Il giallo lo taglieremo perché non ci servirà più. Il blu lo utilizzeremo, come vedete, per fare un cavallotto, quindi lo taglieremo dove taglieremo il cavo a metà. Faremo proseguire il cavo blu e collegheremo, come vedete, la pinzetta blu. La pinzetta blu poi ci servirà, come vedete, per fare il contatto al cavo del motore. Questo è il cavo del motore blu. Poi utilizzeremo il cavo marrone e il cavo nero per le due uscite del pulsante. Il marrone chiaramente lo utilizzeremo per collegare il cavo marrone del motore, invece il giallo, come vedete, lo utilizzeremo per collegare il cavo nero, quindi utilizzeremo la terra come se fosse il cavo nero. Spero di essere stato chiaro. Siamo giunti al termine del video, spero che il video vi sia piaciuto e che vi sia piaciuta anche questa presa. E niente, mi sono dimenticato di dirvi che questa presa non è in vendita, non esiste, è un brevetto che mi sono inventato io, quindi se siete intenzionati a costruirla e avete qualche domanda da farmi, non vi preoccupate, scrivetemi qua sotto, appena avrò tempo vi risponderò. Iscrivetevi al canale ancora se non l'avete fatto e datemi un like se vi è piaciuto il video. Grazie e buona giornata.